Francia, Italia, Stati Uniti, Inghilterra, Russia, poi Polonia, Cecoslovacchia. Ma quello che più ferisce i tedeschi non è tanto questo, perché loro lo sanno che prima o poi le cose torneranno a posto, lo sanno. Ma quello che più li ferisce invece è la flotta distrutta, la flotta viene affondata, l'esercito è ridotto a 100.000 uomini, non più di 100.000. I danni va bene, quello l'abbiamo detto, ma quello che più li umilia è il fatto di avere oltre 4 milioni di tedeschi fuori dai loro confini. Questo loro non lo sopportano. Comunque, la crisi che si innesta è terribile, ma non solo in Germania, la crisi è in tutta Europa, in Germania ancora di più. Ora vi faccio vedere alcune cose, dalla mia collezione di monete, io ho preso queste per farvele vedere. Questa è una moneta da 1000 marchi del 1910, con queste campavi più di un mese, ma bene, va bene davvero. Se distruggendo un po' anche 2 mesi campavi. Nel febbraio del 23, 100.000 marchi comprare un chilo di pane. Nel novembre del 23, 2 bilioni di marchi compravi un francobollo. Questa moneta è così, eh? Io me l'ho ingrandita, ma è così. Un pezzo così, 2 bilioni, non milioni. E quindi immaginate la Germania senza più le miniere, ce l'ha la Francia, con un'industria bellica da rimettere in moto, cioè dovremmo da smantellare e di modificarla in industria civile. Un sacco di gente morti, mutilati che ci hanno avuto, i danni da pagare, un territorio smembrato. Volete che fosse contenta? Poi nel frattempo cosa avviene anche? Avviene che tentano un colpo di Stato i comunisti. Tanto è vero che la Rosa Luxemburgo viene ammazzata nel 19. I corpi franchi, che altro non sono che volontari tedeschi, ex combattenti, che si sono messi insieme per difendere la Germania dall'aggressione comunista, riescono a sventare questo tentativo di sovietizzare anche la Germania. E quindi anche qui si instaura una paura verso il comunismo. Però subentra il Partito Socialista, il quale vuole avere sì una politica a vantaggio dei lavoratori, ma attraverso le vie parlamentari. Tutta questa paura, tutto questo movimento di ex militari, di ex soldati che vogliono riportare la Germania al loro livello di grandezza, si unisce, si crea un partito, un movimento che poi prende il nome da Nazionale Socialismo, che poi diventa il partito di Hitler, no? Che riesce a mettere insieme queste due esigenze, di avere un nazionalismo forte di stampo socialista. Vi faccio vedere invece un'altra cosa che a me ferisce molto. Ah no, non è questo. Questo vi faccio un accenno. Questo qui è il presidente americano, Wilson, Woodrow Wilson. Lui è un idealista. Voleva togliere le dogane, voleva togliere i dazi, voleva che non ci fossero più accordi segreti fra gli stati, cioè voleva tante cose che chiaramente non ha potuto ottenere. Ma una cosa però è rimasta. Quest'uomo è quello che ha creato l'allora Società delle Nazioni, l'antesignana dell'ONU attuale, in cui aderirono 42 nazioni, le più importanti, chiaramente, tenete conto che il mondo di allora non era il mondo di oggi. Asia, Africa non avevano tutte quante colonizzate, o c'erano pochissimi stati indipendenti. Si unirono in questa assemblea per tentare di evitare conflitti successivi. Molto teorico, anche il sistema di voto era un sistema pazzesco, tanto per dirvene una. Nel 19 ha creato questa Società delle Nazioni, nel 19 la Polonia ha attaccato la Russia e nessuno ha detto niente.
Sì, nel 1919 ci fu la guerra russo-polacca, la Russia sovietica, ma non era più Russia. E la Polonia voleva tornare ai confini della grande Polonia che c'era nel 1600, fine 600, fine 700. Attaccò la Russia, venne prima sconfitta, poi alla fine riuscì a invertire le sorti della guerra, inflisse delle belle patoste alla Russia e alla fine ottenne il territorio che voleva. Un territorio molto più grande che tutti dicevano meglio così, perché si crea uno stato cuscinetto forte fra la Germania e la Russia, però in Polonia vivevano il 40% di non polacchi. Quindi c'erano tedeschi, c'erano russi, c'erano ucraini, c'erano lituani, tutto questo non ha fatto che alimentare quei movimenti di riunificazione dei popoli che poi Hitler fece suo, per cui riportò di nuovo lo smembramento della Polonia. Nel 19, non lo sapevi? No. Sì? 1919-1921. C'era Pilduschi, era il comandante, era il capo del governo. Quindi lui aveva, le idee erano buone, però non era il momento. Guardate questa foto. Questo è un tedesco. Guardate la dignità di quel viso. In uniforme, questo è un ufficiale tra l'altro. È un ufficiale senza una gamba che vive di elemosina. Quindi c'è una miseria in quegli anni, ma questo è Germania, la Germania ha perso la guerra. Guardate l'Italia. I mutilati chiedono il pane al governo. È questo che alimenta il fascismo. La mancata adesione alle promesse fatte. Questi soldati che cadono dal fronte, che dovevano avere la terra, dovevano avere la certezza di una base economica per mantenere le famiglie, non hanno niente. La vittoria mutilata altro non è che la differenza fra quello che era stato promesso all'Italia nei patti di Londra del 14 e quello che poi l'Italia ebbe in realtà nel 18. Vale a dire, all'Italia era stata promessa un ampliamento delle colonie e in più una zona della Dalmazia non di lingua italiana. Durante i patti di Parigi questo gli venne negato, dice soltanto quelle di lingua italiana e neanche tutte. Tra l'altro Fiume non venne data, Fiume venne occupata da D'Annunzio e poi data all'Italia. Fiume era italiana, di lingua italiana almeno. Tutto questo, la mancanza delle promesse, la pace fatta in maniera che l'Italia non aveva avuto quello che le era stato promesso, non fecero altro che incanalare tutte queste tendenze verso il fascismo, che era il partito che si poneva come quello che tutelava i diritti degli ex combattenti, che gli avrebbe dato il pane a tutti, gli avrebbe dato dignità all'Italia, avrebbe riportato l'Italia dove doveva esserci. Cioè, perché Inghilterra e in Francia sono paesi tutti, l'Italia che ha avuto tanti morti quanti loro, niente. Tutto questo rinfocolato negli anni ha portato alla nascita del fascismo, tenendo conto anche del biennio rosso, che in Italia fa sì che ci sia una frattura netta tra socialisti e comunisti, perché anche in Italia avviene questo, eh? Cioè il biennio rosso di occupazione delle fabbriche e di tutti gli omicidi che sono stati fatti dai proprietari dei terrieri crea una frattura tra socialisti e comunisti, tanto è vero che nel 19 a Livorno si scindono, no? Le due partiti, per cui una sinistra non forte permette a una destra di occupare il potere. Ma perché non sono stati mantenuti i patti? Perché per poter mantenere i patti bisognava far sì che ci fosse un'industria che potesse assumere, e l'industria non c'era. Dovesse esserci una mancanza di dazi doganali per permettere l'entrata delle derrate alimentari a basso costo. E questo non c'era. Ma non c'era perché? Perché tutti gli stati erano indebitati, anche chi aveva vinto si era indebitato. Per poter mantenere gli eserciti in guerra erano andati a chiedere soldi, specialmente agli americani. Per poter pagare tutti questi debiti, la politica più facile qual era? Era quella dei dazi doganali alti. Vale a dire, non permetto ai dazi di entrare perché produco tutto io da solo. Vendo fuori ma non faccio entrare. E questo crea povertà, non crea ricchezza. Grazie. Sapete che è questo?
Quando l'ho trovato sono rimasto un attimo perplesso, ma poi ho detto no, glielo faccio vedere. Questo è il primo caduto del fronte occidentale. Questo è un caporale francese che si chiama Peugeot, come la macchina. André Peugeot. Ufficialmente la guerra non era ancora scoppiata. Una pattuglia tedesca è entrata per andare a vedere com'erano le linee nemiche. Lui, che era di guardia, spara e viene ammazzato. Gli hanno fatto un monumento, è un eroe in Francia. André Peugeot. Alpino. Mazzaferrata. Mazzaferrata, specialmente negli ultimi anni di guerra, non c'era da mangiare neanche per i soldati, figuriamoci se vendevano i prigionieri feriti, un ferito costava un sacco di soldi. Con questo lo finivano, davano un colpo in testa e così era morto, non dovevano dargli da mangiare e non dovevano curarlo. Io ero convinto, come mi hanno sempre raccontato, la pallottola costa, come mi hanno sempre raccontato che fossero gli austriaci ad averlo. Ho trovato una foto che mi ha fatto pensare che questa. Quindi questo mi fa pensare o che l'ha rubata a uno, ma non credo. Oppure che lo facevamo schiacciare. O che lo facevamo anche noi. Questa e sono i carabinieri belgi. Sono carabinieri belgi. Vanno al fronte con delle mitragliatrici. Ma sono cani. Trasportate da cani, perché all'epoca tutti gli animali da Soma, gli animali appunto da cavalleria, erano stati requisiti per la guerra. Quindi andavano in guerra con i cani che portavano le mitragliatrici. Bellini, eh? Così come i cavalli con le maschere antigas. Questa. Durante la guerra si calcola si è stati ammazzati oltre 40 milioni di animali per la guerra, perché impiegati in battaglia, o cavalli o piccioni o cani, oltre 40 milioni di animali. Mitragliatrice con la maschera antigas, e questo è l'effetto del gas in una trincea italiana. All'inizio, quando non eravamo preparati per le aggressioni da gas, sapete cosa facevamo noi italiani? In genere un po' più, abbiamo copiato forse dai francesi, per ripararci, per proteggerci. Si usava la biancheria imbevuta di urina, perché l'urina contiene l'ammoniaca, quindi si faceva, si avvolgeva e in qualche modo filtrava, in qualche modo. Questo è quello che ha inventato i gas. Futuro premio Nobel. Questo, partendo dai fertilizzanti chimici, ha inventato le armi chimiche. È la prima volta che le hanno usate, è andato lui personalmente per visionare non solo l'effetto, ma anche l'uso, come, qual è l'uso migliore da fare, come spruzzarli così. Il luogo dove venne usato fu una frontiera, cioè una trincea nel Belgio, nelle Fiandre, che si chiama paese, si chiama Ypres, da cui il termine Iprite. Iprite non è il nome del gas, è il nome del luogo dove venne usato il gas per la prima volta. Noi italiani lo chiamavamo melassa, melassa per l'odore che lasciava. Ecco, questo è stato. Questo è un colombo viaggiatore con la macchina fotografica. Vedete? Allora veniva lanciato con questa macchina e faceva l'autoscatto, lui faceva il giro per cui era addestrato e poi tornava. Ecco il motivo per cui gli sparavano a questi, non perché non amavano gli animali, forse anche quello, ma essenzialmente perché questi rappresentavano un pericolo. Questo invece è un contadino inglese che sta arando il campo con i cani, perché gli hanno requisito tutti i cavalli e anche muli e buoi. I buoi per la luna, i muli per la montagna, i cavalli per la cavalleria, per tutto quanto questo. Ecco, qui passiamo invece a un altro argomento, la donna durante la guerra. Chiaramente il ricorre sulla forza, tutti gli uomini validi non ci sono, bisogna mandare avanti l'industria, l'agricoltura, la famiglia, tutto. Chi lo fa? Lo fa la donna. Quindi questo qui è una fabbrica di treni, questi sono i volontari che seguivano i mesi, mangiare, infermiere, sono tutta la
una foto italiana, una cartolina italiana della guerra, per cui c'è la donna lavoratrice, quindi c'è la donna in fabbrica, la donna in campagna, la donna infermiera, così come queste donne infermiere di Croce Rossina che preparano una sala operatoria. Perché vi ho fatto vedere questa foto? Perché la prima guerra mondiale fa maturare nelle donne il concetto della propria autonomia, della propria indipendenza, cioè cominciano a dirsi, giustamente, se siamo capaci di fare il lavoro che hanno fatto gli uomini, lavorare in fabbrica, nella campagna e così via, perché non possiamo avere gli stessi diritti degli uomini? Tenete conto che all'epoca la donna veniva pagata meno della metà dello stesso lavoro che faceva un uomo. Quindi cominciano ad avanzare i diritti, ma essenzialmente avanzano il diritto fondamentale, che è il diritto di voto. Dopo il 18, in alcuni stati, tra cui l'Inghilterra e poi qualcun altro, le donne hanno diritto al voto, noi invece no, noi aspettiamo il 46, aspettiamo per averlo. Però già si comincia a muovere qualcosa. Vi ho fatto vedere prima il luogo in cui venne firmato l'armistizio fra la Russia e gli imperi centrali, no? Questo qui vi ricordate, vi ho detto Brest-Litovsk, benissimo. Questa è una ricostruzione, questo è un disegno dell'epoca. Vedete, qui ci sono tutti i belligeranti da una parte. Quindi questo è il turco, questo è l'austriaco, penso, questo è il principe di Baviera e così via. L'ho fatto vedere una donna, è la prima volta nella storia della diplomazia del mondo che compare una donna in un'assemblea. Non era mai successo fino ad oggi che una donna si sedesse a pari titolo degli ambasciatori. E questa donna qui si chiama Madame Viechenko. Si vede che c'è stata la rivoluzione rossa lì, eh? Si vede. Bene. Questa è una curiosità che volevo farvi vedere. Bene, questa è un'altra moneta della, sempre della mia collezione, sapete? Questa ve l'ho fatta vedere per un motivo semplice, già che c'era un'altra volta l'ha vista, l'ho fatta vedere anche a quelli che venivano con me in Jugoslavia. Queste sono le 20 corone, no? Sono del 1913, vedete? 20 Kronen, detto bene Rossella? Sì. Perché ve la metto qua? Per farvi vedere le lingue in cui viene scritta. Duvacet Karun, Duvadesha Koron. Questa è scritta, manco ci provo a 20 corone, Dubai est Kron, ti vale a dire 1, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lingue. 9. Cioè, l'impero austro-ungarico per poter stampare una moneta doveva stamparla in 9 lingue. Poi c'erano le religioni, intendiamoci, poi c'erano cattolici, protestanti, ortodossi, musulmani. Quindi pensate alla difficoltà che avevano anche loro a gestire questo stato così. L'impero austro-ungarico arriva al collasso, no? L'ho detto prima. Questa è la prova. Guardate che cosa ruolano. Questo è l'imperatore Carlo, quello che succede. Guardate alla fine che cosa per poter. Vecchi. I vecchi. Non hanno più niente da mandare al fronte. Questa è baracca. Io ho messo queste foto per dirvi che oltre ai gas, le grandi novità e i carri armati sono le armi nuove. Per fortuna i gas non vengono più usati. Nella seconda guerra mondiale non verranno mai usati i gas. Gli ultimi credo siamo stati noi italiani a usarli in Etiopia. In Etiopia lì li abbiamo usati, credo. Dopodiché non sono mai più usati in guerra. Però gli aerei e i carri armati è qui che cominciano ad avere la loro partenza nel campo bellico, subito, e poi nel campo civile, dopo chiaramente gli aerei. Queste sono le truppe coloniali impiegate sul fronte occidentale. Queste sono indocinesi, sono nel Vietnam, questi qua. La maggior parte di questi non è morto mica in guerra per le battaglie, è morto per le malattie. Presi dalla giungla vietnamita e portati nella trincea della Somme, poveracci, ci credo io, Questi sono indiani, sono i Sikh che combattevano per l'esercito inglese. Questi sono senegalesi. Questo è l'imperatore che, credo, se non sbaglio, questo è stato
non santificato, è stato beatificato, credo. Credo sia diventato beato questo. Questa è una fucilazione. Un breve accenno, ve la metto. Questo è un soldato, un disertore francese, fucilato. E questo invece è all'inizio della guerra, quando i tedeschi entrano in questo villaggio francese, la popolazione spara contro i soldati con i fucili da caccia. I tedeschi prendono i quattro notabili, li mettono al muro e li fucilano. Si capisce che all'inizio, perché ancora hanno l'elmetto chiodato, vedete, non hanno l'elmetto tipico dei tedeschi, quindi si tratta del primo anno di guerra, ma sappiamo che è del 14. Perché vi ho messo queste foto qui? Non so se voi in questi giorni avete letto, molti articoli di giornale che vogliono la riabilitazione dei nostri fucilati. Tenete conto che in tutta la guerra l'esercito che ha fucilato più persone è stato quello italiano, quello di cui si sa certezza sono 734 fucilati per reati militari, poco più di 200 fucilati per la decimazione avveniva quando un reparto si rifiutava di combattere o non combatteva con l'entusiasmo che doveva mettere, allora venivano 10, quindi decimazione ogni 10, veniva scelto uno e passato per le armi, e non si è mai saputo e mai si saprà quanti sono quelli, ma non soltanto italiani, questo in tutti gli eserciti, che sono stati uccisi direttamente dai loro ufficiali o sottufficiali perché si sono rifiutati di andare all'attacco, perché il codice prevedeva che quando un soldato davanti al nemico si rifiutava di andare all'attacco, il superiore poteva sparargli al momento, no? In Francia ora hanno creato un monumento e li hanno inseriti nell'albo d'oro dei caduti, così hanno fatto in Germania e in Inghilterra, e in Australia hanno fatto subito, per la verità, ma gli australiani hanno avuto pochi. Ancora noi non ci siamo ancora, e perciò ve l'ho messo, perché specialmente dopo Caporetto avvenne la maggior parte di queste fucilazioni, perché davanti al nemico trovato disarmato automaticamente era considerato un disertore, e come disertore veniva messo al muro direttamente senza processo. Sempre per richiamarvi l'epoca in cui hanno vissuto questi ragazzi e quello che hanno passato questi ragazzi qua. Ora vi ho messo alcune propagande italiane. Mamma, perché nascondi quel figlio tuo, quel mio fratello, alla furia della battaglia? Perché gli fai gittare in faccia il nome infamante di imboscato? Per risparmiarlo forse? Ti inganni, mamma. Egli dovrà venire sicuramente più tardi a rimpiazzare me, che non reggerò da solo. No, mamma, c'è bisogno di tutti i tuoi figli, di tutti i bei fratelli per vincere. L'unione fa la forza. Tutti insieme vinceremo certamente e torneremo a te per non lasciarti mai più. Fante, attento, cercano di rovinare te e l'Italia. L'Italia oggi vuol dire i tuoi figli, tua moglie, tutta la tua famiglia e quello che hai. Il nemico che ha paura della tua baionetta vuole avvilirti e disarmarti per vincerti e calpestarti come ha fatto coi russi. I traditori interni aiutano il nemico. Diffida di chi parla come il nemico. Ti dicono, gli alleati fanno durare la guerra. Non è vero. Gli inglesi, i francesi, gli americani ti aiutano a resistere e a vincere. Vincere vuol dire finire la guerra. Gli alleati danno da mangiare a te, alla tua famiglia. I tedeschi rubano quello che trovano nei paesi invasi, insultano e violano le donne. Con i tedeschi non è possibile fare una pace da uomini liberi, ma da schiavi. Bisogna vincere. Chi ti parla di pace a tutti i costi è un vigliacco o un imbecille o un traditore. Tu non puoi essere così, diglielo a schiaffi. Soldato, sai perché il nastrino della nostra guerra è uguale a quello che nella festa dello statuto mette tuo nonno all'occhiello della giacchetta? Perché la guerra che tu combatti è uguale a quella che combatté tuo nonno 50 anni fa con Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Uguale, capisci? Si tratta di cacciare l'austriaco dall'Italia tutta. Fante, quando l'Italia ebbe i canti maggiori d'allegrezza e la sua bandiera sventolò vittoriosamente, sai chi la spiegò tanta gloria? Tu, Fante Modesto.
Quando avanti a 1000 baionette incalzanti, inesorabili, il secolare nemico fuggì travolto dall'assalto irresistibile, sai chi impugnava quelle baionette? Tu, Fante glorioso. Quando domani sarà pronto il gran pugnale della riscossa da scagliare contro la ferocia di questo pazzo tedesco sanguinario, tu, Fante vittorioso, glielo pianterai in cuore e ci darai la pace. Se non fosse che era vero. Fante, quando eri bambino e volevano che tu non facessi una cosa, ti dicevano, là c'è l'orco. Tu avevi paura, ma l'orco non c'era. Adesso i tuoi nemici interni ed esterni, per intimorirti, ti dicono che di là l'esercito austriaco è immenso, smisurato, irresistibile. Non ci credere, l'orco non c'è. C'è quell'esercito che tu hai vinto 11 volte e sei pronto a vincere ancora. Tu non hai nulla da temere, l'Italia ha tutto per vincere. Era la propaganda che si faceva allora, questa rivolta all'interno, cioè all'esercito della rivolta, Non è la rivolta alla popolazione civile, ma ai militari. Il linguaggio, l'avete visto com'è? Un linguaggio estremamente semplice, che deve arrivare a tutti, deve arrivare immediatamente. L'orco, la favola, il nemico, il pugnale, per stimolare la resta. Mentre per raccogliere i soldi era questa: date denaro per la vittoria e la pace, sottoscrivete il prestito, guardate l'Italia che impugna la spada contro l'unno, Banca Italiana di Sconto, la bambina col sabataraglio che lo dà al Fante che va alla guerra. Questa l'ho messa perché non ho capito che c'entrava. Per me è propaganda fiat questa qui, anche all'epoca, però mi è piaciuta. E poi c'è questa è del 18, quindi siamo già ormai alla fine della guerra. Allora, prestito nazionale, cittadini al grido fuori barbe dall'Italia, tutto il prestito nazionale con lire 86,50 o 80,50, penso 86, si acquista una cartella del valore di lire 100 fruttante dal 1 gennaio 5,78. Buone, fate queste cose alla BCC, le fate questi tassi, vedete? E il problema, sapete qual è? Che questi debiti, questi prestiti vennero onorati dopo 15 anni più o meno, perché per onorarli dopo lo Stato non aveva la possibilità, quindi la famiglia si era anche indebitate per far fronte all'esigenza di guerra, ma lo Stato subito non ebbe la possibilità, dovete aspettare un po' prima di dargli indietro. Questa è l'ultima che ve l'ho messa. L'Italia ha bisogno di carne, frumento, grasso e zucchero. Mangiate poco di questo cibo perché deve andare al nostro popolo e le truppe d'Italia. Cioè, ma se il popolo deve mangiarne poco perché deve andare a se stesso? Cioè, questa non l'ho capita. Vabbè, comunque, io ho concluso, È una carrellata chiaramente che vi ho fatto a volo d'uccello, perché chiaramente non potevo soffermarmi su questa guerra così lunga se non andando volando. Ma per chiudere volevo darvi un dato che è significativo di come venisse tenuto in considerazione il soldato in quell'epoca lì. L'armistizio sul fronte occidentale, Francia, Inghilterra e Germania, viene firmato alle ore 5 dell'11 novembre. Il cessate il fuoco viene comunicato alle ore 11 dell'11 novembre. Nel frattempo sono morti 11.000 soldati. Tecnicamente non erano più in guerra. 11.000 sono morti senza una ragione. Scusatemi se sono andato un po' oltre il tempo, se avete domande, se no grazie.